Ciao ragazzi e ben ritrovati alla terza parte di questo The Old Hunters. È veramente applausi From Software, applausi come sempre, non deludete mai, porco cane, quando si tratta di DLC e cose di questo genere, guarda, sono i migliori. No, 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 cazzo, non volevo scendere. Ok, allora, dicevamo, andiamo avanti. Cosa dobbiamo aspettarci, sta cazzo di zona? Guarda l'intuizione, non siamo proprio agli Arnam, cos'è l'idea? Intanto lì abbiamo uno di quei cazzoni. Vieni qua. Pezzo di pietra del sangue, perfetto. Cosa abbiamo di bello, Cristo? Di bello niente proprio. Mi domando cosa diavolo siano sti co... Ma va che roba! Se gli archivi del Duca avevano impressionato nel primo Dark Souls, sta roba qua è... Oddio mio. Orgasmo, mamma mia. Qualcuno ha visto i miei occhi? No. Una follia non è uno scherzo. Ma che cazzo di sacco che hanno in testa? Puttana merda. Questo è morto o è vivo? No, è morto. E qui c'è veleno, Elisir blu, fanculo il veleno, fanculo il veleno, fanculo il veleno. Vieni qua tu. Pezzi. Qui abbiamo una porta. Abbiamo una porta, oddio, vedo già il... Chissà che diavolo di pericoli ci incontrere. Chiuso a chiave, vaffanculo. Ehi, 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 aspetta. Guarda un po' lì. Balcone primo piano. E vedete che c'è un segno. Ma noi, se non erro, abbiamo una runa con quel segno lì. Non vorrei dire una cacata, però. Comunione. Eh già, il coro, comunione. È lei. Che figata, che figata. Ah, non potevo sperare in meglio, Cristo. Ma ho idea che l'arma più bella del gioco deve ancora venire. Non so perché ho questo presentimento. Laboratorio. Non si apre da questo lato. Vaffanculo. Ok, questi cosi saranno ostili? No, non sono ostili. O sono ostili? Sì che sono ostili, puttana Eva. Per fortuna sono delle mezze seghe. Da che parte andiamo? Allora, di qua saliamo. Mentre di qua... No, non vale. Mentre di qua andiamo in qualche strano... Minchia, è pieno di sti cosi, figa ladra. È pieno zeppo e là vedo un altro... Che cazzo è qualcosa? Che cos'è? Ah, semplicemente uno di quelli lì, però. Ok. Oddio, labirintico come sempre. Dove cazzo andiamo? Andiamo di qua. È gigante il posto, ragazzi, è gigante. Schiva! Ops. Tutto convinto di poter schivare indietro, mentre invece no. No, no. Allora, evidentemente dobbiamo procedere in tutt'altra maniera. Tutt'altra maniera. Fanculo! Ah, era l'attacco pesante. Io tranquillamente cercavo di fare sto attacco con l'attacco leggero, ma è un po' impossibile, cos'è l'idea?
Allora, adesso non ci casco più una terza volta. Che sono già tante, tre volte. Porca puttana, guarda lì. Ah, quanto sangue, va che roba. Guarda, guarda quanti cazzo sono sti cosi. Porca puttana, quanto son tosti sti cosi. E non sembrava vederli così, dici. Ma son quattro merdacce. Puttana, se fanno danni. Oh, che roba! Porca miseriaccia. Ok, ho calcolato malissimo. Ho giocato malissimo le mie carte. Porco mondo. Ma ce l'ho, so. Ah, hai visto quanti cazzo. Come osi tu? Come osi? No, qua è meglio utilizzare le armi veloci, altro che a balle. Spero che ne valga la pena, perlomeno. Sedativi, ok. Ci danno i sedativi, sarà meglio che equipaggiare i sedativi. Sarà meglio fare così. Sì, sì. Ok, ma chi è che mi ha tirato? Ah, guardalo, guardalo. Vedi lo stronzo? Madonna, se mi sta piacendo quest'arma qui. Se mi sta piacendo quest'arma qui. Mamma mia. Allora, andiamo di sopra. Ho paura di quello che potrei trovare. Dio santo. Ancora. Minchia, quello c'ha pure... Ok. Va, quanto è... Ok, t'ho fregato. Droppi qualcosa? Quattro fiale di sangue. Vabbè, buttale via, voglio dire. Chissà i segreti che mi perderò. No, spero proprio di no, dai. Voglio nuove armature. Voglio tutto. Allora. Qui siamo completamente al buio. Cioè, non è che mi ispira proprio tanto andare giù lì, se devo essere sincero. Anzi, tutt'altro. Magari proviamo ad andare di qua, va. Perché dopo c'è pure la scala che porta al piano di sopra. Ce n'è da esplorare qua. Hai voglia? Ok, questo va bene. Abbiamo sbloccato una shortcut, ok. Sì, alla fin fine i percorsi sono abbastanza lineari. Quello che ti frega è che sono molto... È molto caotico il level design. No, aspetta, no, invece no. Ok, ho detto una boiata. Quando cazzo sono finito? Sono finito da tutt'altra parte. Ok, è meglio che sto zitto. Sti cazzo di messaggi che devono rompere i coglioni. Oh, antidoto, e quello è un fottuto cacciatore. Cacciatore della chiesa della cura. Chi è che spara come un dannato? Oh Gesù. Non è il posto più accogliente che ci sia questo, eh. Allora, questo è il piano. Va, che cazzo c'hanno. Che cos'è quella roba che c'è in mano? Anzi no, quello è la sua mano. Ok, ho capito cos'è. No, togliti dalle palle.
Ok, ci hanno fregato proprio alla grande. Proiettili di mercurio. Ok, veramente grande la zona, questo va detto. Fottutamente grande, qua è proprio tutto dove facevano i loro cazzo di esperimenti malati, brutti figli di puttana. Guarda dove siamo finiti, ok. Che sarà qui? Gemma del sangue umida sporca, quello che infligge avvelenamento. E questo è il laboratorio che abbiamo sfasciato prima, no? Sì. Sì, sì, sì. No. Sì, invece, non no. Sì, è proprio quello. Allora direi che ci conviene provare... ma non è di qua, però. Provare a scendere lì dove era tutto buio. Che sì, dove cazzo era? Qua, qua. Guardalo lì. No, ma aspetta. Sì, qua. Qua, per forza. Ok, io direi che passeremo un brutto quarto d'ora. Oh, abbiamo sbloccato un cazzo di... Ah, una shortcut. E vai. Sì, sto cazzo una shortcut. Ma per dove? Siamo ancora più in alto. Eh sì. No, no, no. No, non è... Ti prego, uccidimi. Prima che possa impazzire. Oscura, umida. Mi spaventa. È quello che si leva dalle sue profondità. Lady Maria. Prendi la mia mano, aiutami a non mi abbandonare. Ok, io non lo so, penso che... Giusto sarebbe ucciderli sti cosi. Penso che fargli fare una fine orrenda, visto che purtroppo hanno conservato ancora un minimo di sanità mentale. Quindi io direi proprio che sia meglio ucciderli sti cosi. Poi magari mi sbaglio, eh? Però... Così, istintivamente... E abbi pietà, sì, infatti. Proprio quello che ho fatto. Sì, il problema però permane. Dove cazzo siamo finiti noi? Siamo finiti in un posto tutt'altro che accogliente. No, io volevo fare l'attacco. Così, l'attacco in corsa. Che cazzo. Fai il bravo. Ah no, allora siamo nello stesso piano. Ok, più o meno un'idea ce l'ho adesso. Va bene. Ok, boom boom, perfetto. Sì. Mi sono ritrovato subito. Meno male. Mi dicevo aver paura. Sarebbe tanto andare dal... merda! Andare dall'altra parte. Andare dall'altra parte, di là. E presto ci arriveremo. Se non mi fanno un'imboscata di quelle tremende. Più o meno, guarda lì. Chi ha sputato cosa? Sono quelli là. Bastardi. La pagherete, ve lo dico io. Oh, oh, guarda che abbiamo lì. Ministro? No! Ok. M'han fregato in pieno. Occhio agli scaffali. Porca puttana. Dammi indietro i miei echi che sono tanti. Ok, allora dobbiamo fare veramente attenzione a queste trappole qua. Ma c'è un modo di schivarle quelle fottute trappole o... Sono così e basta. Ok, meglio essere a full vita quando ti avvicini a quei cosi lì. Altrimenti sei nella merda.
Oh, una porta che si apre, non ci credo. Cosa ci sarà dentro qui? Oh Gesù. Ok, non sei amichevole tu. Speravo di sì, invece no. Abbiamo un fottio d'ascensore. Minchia, ma sto posto... Questo posto ci fa impazzire col suo... Level design. Pastiglia di sangue di Belva. E qua andiamo di sotto. Madonna, quante cose. Troppe cose. Con calma, ragazzi, con calma. Esploriamocele tutte. Allora, prima di proseguire qui, vediamo un po' che cosa c'è qui più avanti. Ok, qua ci sarà un altro. Lady Maria, salvami, non sento niente. Vai Trunk, salvo io. Intanto è andata giù di sotto. Devi accettare donazione. Ma vaffanculo, che cazzo vuoi? Donazione, te la do io la donazione. Allora, quello schifo immondo di coso si trova lì, guardalo lì. C'è ancora, no? No, non c'è più. Come non c'è più? What the fuck? Che cavolo è sta storia? Come ci si arriva lì? Vabbè, allora niente. Proseguiamo di qua. Direi che proviamo prima ad andare al piano di sotto. E poi prendiamo gli ascensori. Vediamo dove Cristo andremo a finire. Wow, madonna mia. Ma che bello. Che bello, lo vedete ragazzi. Qui si vede evidentemente che questo non è un cazzo di cat content. Questo qua è stato creato da zero. Il level design è favoloso. E non è un copia e incolla riciclato del cazzo di quello che c'era già nel gioco originale. È questo che fa di loro dei grandi. Ah cazzo, gli avevo fatto il Perry. Aspetta, aspetta, aspetta. Ah no, l'Hyper Armor dove è finito? E muori. Arma a rischio. Oh merda. Dobbiamo ripiegare sul nostro bel martellozzo, la nostra ascia di amigdala. Vecchio abito da cerimonia da cacciatore. Figa. Figa. Vecchio abito da cerimonia. Dove sei? Va che bello. Cazzo che figo. Eppure le brache ci hanno dato. Vediamo un po' le brache dove sono. Minchia, 70 protegge sta cosa. Ma ti rendi conto? Allora direi che cambiamo un po' equipaggiamento, così facciamo vecchio cappello da cacciatore. E qua qualcosa molto resistente all'arcano. Di quelli nuovi cosa c'è? Allora, di quelli nuovi abbiamo vecchi guanti da cacciatore, arcano 50. Più abbiamo, porca miseria. Perché non ho tirato guanti da gente? Arcano abbiamo 50. 60, 60 manicotti. E macellaio 50 anche lì. Ecco, ci mettiamo su quelli da gente. Ma che bello che è sto completo, carino. Carino, mi piace. Peculiare, mettiamola così. Di qua? Dove sbucchiamo? Cioè, devo aspettarmi un altro one shot a caso? No, eh. Aspetta, ok. Più o meno. Ah, come mi ha schivato. Ma che bastardi come ti schivano gli attacchi. Sangue freddo frenetico. Ma
Madonna, più lo gioco più mi piace, ragazzi, sto DLC è favoloso. E qui c'è una porticina. Aia, 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 non mi... Che cazzo sta facendo questo? Cosa coltivi? Questo ci possiamo parlare, no, invece? Come quello al piano di sotto? Cosa blop? Splash. Plop. Blip. Plop. Blip. Plop. Ok, io per il momento... Oh. Io lo lascio... Ma? Che dite, lo lasciamo vivo o cosa? Ma io lo ammazzo, vaffanculo, mostruosità orrenda. Probabilmente ho fatto una cazzata, vabbè. Senza. Plip, plop, splash, splash. Chissà che cazzo, probabilmente quel tipo lì, ma... Non lo so. Se gli donavamo qualcosa, magari... Ma la vedo dura, che cazzo gli vuoi donare a queste cose che sono totalmente fottuti? Sono... Fottuti all'osso, come si suol dire. Cazzo, io avevo visto un cacciatore prima. Dove cazzo è? Il fottuto cacciatore? A me sembra che qua siamo arrivati... No, sto cazzo! Oh, wow, wow, ratto talpa di merda! No, 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 lo sapevo! Infatti, vaffanculo! Anch'io, guardarmi un po' in giro ogni tanto, no? Ah... Alleluia, meno male, recuperati i miei echi del sangue. Ok, quello lì forse non dovevo ammazzarlo. Probabilmente lui e il suo cazzo di girasole. Ma vaffanculo. E quindi ci troviamo in un punto fermo. Dobbiamo andare altrove. Dobbiamo andare in quell'altra scala. Lì. Quella lì. Ok, a male estremi, estremi rimedi. Alla fin fine la mannaia resta comunque un'arma fottutamente forte. Allora, noi per forza di cose qua dobbiamo tornare indietro. E per tornare indietro, oddio, dobbiamo far fuori ancora una sfracca di nemici. Una sfracca di nemici. Bellissimo come pesta al piede ogni volta che... Figata. No, c'è una zona che io sono convinto di non aver esplorato a fondo, però... vedi lì dove c'è quel cazzo di coso. Io lì ci ero arrivato. Ci ero arrivato e come se ci ero arrivato. Però dopo sono tornato indietro. Vabbè, niente. Cominciamo a vedere cosa c'è negli ascensori. Dove ci portano. Uno ci porterà in basso e uno in alto. Guarda, ci faccio sui coglioni. O faranno spawnare qualcosa di tragico. Sì, infatti questo va di sotto. E allora prendiamolo. Andiamo di sotto. Oh, fuck me. Che cazzo. Lady Maria? No. You're someone else. Infatti. Please. Faresti una cosa per me, certo? I need brain fluid. Ma. Fluido scuro e molliccio. Please, I need brain. Dove cazzo lo trovo? Lo troveremo da qualche parte. Sicuro. Del fluido molliccio. Bene, ogni tuo desiderio è un ordine. Ok, allora, adesso credo proprio che finalmente... Ah, sì, una delle... Ok, una delle zone l'abbiamo finalmente
sbloccata. Allora, io quello che voglio andare a vedere subito è purtroppo ancora di qua. Devo venire ancora di qua, sì. Perché era proprio di qua che c'era quell'oggettino che mi ero dimenticato. Cioè, quella zona che mi ero dimenticato di esplorare. O perlomeno spero di non confondermi, perché... ah, la vedo già l'inculata, la trappola assurda. Probabilmente è un'ottima occasione per i Perry, ma... ah! Ho sbagliato. Allora, riproviamo ad andare di qua. Poi giusto ti lascia esposto quest'arma, però... e vacca boia! Che legnata! Ah, che bello l'attacco trasformazione. Quello volevo fare. Allora, dobbiamo tornare qua sopra, purtroppo. Sì. Guardala la stronza che ti tira. Ma guarda, te che bagascia. Però è morta. Molto più facilmente che gli altri. Eh sì, sto cazzo. Ma se io faccio così? Questi non dovrebbero essere come quelli... no, non sono come quelli... alla scuola di Menzies, ok. Madonna, sei stressante sentire sti cose che urlano. Dio buono. Ah, qui c'è quello mega big fat motherfucker. Questo grazie a Dio è un po' più facile. Da notare l'equilibrio aumentato che hanno tutti i nemici. Non li sbilanci più con l'attacco qua, trasformazione della sega lancia, eh. O della mannaia, non funziona più. No. Allora, è qua che devo andare, qui. Eh sì, qua. Oh, qua puzza di trappola, alla grande. E invece no. Meglio. Qui sì, invece. Ok, allora, gemma torbida, di qua siamo venuti prima, giusto? Sì, perché si sbloccava qualcosa. E quindi è questa qua la famosa scaletta che io non ho visto prima, che non ho utilizzato. Questa è la nostra scala dei desideri. Infatti, porca di quella troia, c'è pure lo stronzo con niente proprio di meno che la Gatling. Oh, che ci fai fuori i nemici qua? Per me va benone. Fammi andare di sopra, maledetto.
Siamo al sicuro? No, non credo proprio. Penso che l'ultima cosa che puoi essere in questo gioco è essere al sicuro. Di conseguenza, noi adesso siamo qui. E qui c'è una porta che ovviamente sarà chiusa, invece no. E invece no, invece no, invece no. E qui c'è un ascensore. Ci faccio sui coglioni che questo qua ci porta. Proviamolo per sicurezza. Comunque ho l'idea che ci porta su di sopra. Cioè, giù di sotto, vedi? Ok, vedi che dicevo che uno sopra, uno sotto. E infatti è proprio così. Perfetto, benissimo. Benissimo, così ci raccapezziamo un attimino. Ah, level design favoloso. Level design favoloso. Allora. Allora. Attenzione, perché qui... una bella imboscata, infatti. Vai, vai, vai. Che gran pezzi di merda. Ah, cazzo, questo non ha la testa? Quello non ha... oddio. Ma quanto è figa quest'arma. Allora, lì in fondo c'è qualcosa. Sicuramente. Sfizioso. Elisir blu. No, per niente sfizioso. Però c'è la porticina dei desideri. Questa porticina dei desideri. Aspetta un momento. No, ho capito che cos'è cattiva le trappole. Va bene. Sono proprio delle trappole, cioè. Piastre a pressione, cose di questo genere. Merda. Che schifo di posto, oh Cristo. Guarda, guarda, guarda che roba, sti cosi sono vivi, Dio cane. Sangue freddo frenetico. Elisir blu. Testa gigante. Ok, aspetta. Aspetta, aspetta. Dove sarà? Sotto oggetti chiave, ovviamente. O no? Dove sei? No. Sotto consumabili? Sotto... cazzo sei? Sotto armi? No, vuoi dire che magari è un... aspetta. Ti prego, dimmi che non l'hanno fatto per davvero. Eh sì. No, è un oggetto che possiamo equipaggiare. Testa gigante è un paziente a cattedrale con una cavità adatta a una testa. Anche se bisognerebbe essere folli. Ma se lo farei, ascolta attentamente il suono appiccicoso. Drip drop come l'acqua, goccia in profondità lentamente e costantemente. Quello che faceva. Quello di prima del girasole che io l'ho ammazzato. Allora. Allora facciamo così. Lo equipaggiamo questo coso. Andiamo. Guarda cosa c'è su lì. Sì, sto cazzo. Chissà se indossando sto robo devi accettare cosa molle. Ma vaffanculo. Chissà se indossando questo coso ci attaccano ancora. Io ho il dubbio di sì, però non è detto. Allora, cazzo, intanto c'è quella sommità lì, strana. Dove c'era quell'oggettino? E ho come il dubbio che lì troveremo la roccia di sangue, però... niente di sicuro. Il fatto è che come cazzo ci arrivo lì, che non so nemmeno dove cazzo mi trovo. Vabbè, lo vedremo più in là. Sì, vedremo più in là. Allora... sì, che siccome adesso abbiamo sbloccato l'ascensore, magari facciamo questo piano qua, vediamo cosa c'è qui. Siccome abbiamo fatto l'ascensore, possiamo anche permetterci di tornare indietro tranquillamente, senza troppe... eccolo, vedi dov'è? Guardalo dov'è. È lì, ma come cazzo lo raggiungi quel coso?
Ok, i miei dubbi sono stati fugati. Porca troia, se sono aggressivi. È che non ti aspetti così tanti attacchi, no? Ma va. Ma va, poi in che posto di merda te lo piazzano sto coso. Cazzo, ammazzalo. Oh, gemma della tinta del sangue. Non me ne può fregare di meno, guarda. Porco mondo. Tu picchiano sti cosi, figa. Questo dove ci porta? Ci sarà una lanterna, no? Se c'è una lanterna, sicuramente è qui in zona. Se c'è. Anche se ho i miei dubbi. Allora, che carogne di gente, guarda. I ratti ci hanno messo qua. Cazzo, in Dark Souls c'erano i guardiani del dipinto. Qua abbiamo i ratti schifosi. I corvi, oltretutto, bene. Non so, vai di più. Oh, qua possiamo girare. Oh, Gesù Cristo, guarda lì cosa c'è. Madonna. Bravi, bravi. Oh, prima di girare tutto sto struso, io saccheggerei la zona. Così, no, random. E lì c'è pure una porta. No, è una porta questa? No. Ok, me la son vista io la porta, che non c'è. Vediamo un po' cosa c'è qui. Pezzo di pietra del sangue, sarà meglio. Questo è ostile adesso cosa? E lo sentirai anche tu. Il rumore dell'acqua. Basta. Allora, possiamo girare l'orologio e poi possiamo prendere un'altra scala. Allora, direi, andiamo a girare l'orologio, quello che è. E poi ci buttiamo lì di sotto e giriamo il tutto. Però ho paura che facendo così adesso... Holy fuck! Guarda, quell'altra scala ci portava lì. No, di notte io non ne voglio vedere. Aspetta. Aspetta. Come si agita il mare? Like a storm, but like the rain, only gentle, like dripping water. It bellows from deep inside of me. Here it comes. Up through my inside. Si fa abbastanza schifo. Gently, like little droplets. Have you heard have like a storm? It bell here it comes, but gently. Che cazzo conviene ammazzarla sta qui? Vai, io ammazzo tutto. Ah, guarda, guarda.
Fluido cerebrale, vedi, certo. Lo dice, è tutto dentro di me, che cazzo. Ah, e poi torna... vedi? Ok, proprio prendi la mazzata e poi completi la quest. Bene, bene. Ottimo. Allora, qui. Ok. La lanterna. Non c'è, manco per il cazzo, però abbiamo il fluido cerebrale, finally, finalmente. E oltretutto possiamo... E arma a rischio anche questa. Ok, direi che è ora di andare... di andare al sogno del cacciatore a ripristinare un po' della lozza, perché qua... abbiamo distrutto tutto quanto, poche parole. Quindi, allora, lì ho visto un baule. E dove... E che cazzo... Ci sono bauli, ci sono sempre belle cose. Gemma del sangue umida del bel colpo. What the fuck? Cos'è sta roba? Gemma del sangue umida del bel colpo. Sono curioso di vedere. Attacco verso nemici esposti, potenza attacco fisico. Questa è carina. Però ci sono già. Perché chiamarla così? Questo che non mi è chiarissimo. Poi. Sì. Ma adesso ci ha cambiato la conformazione di tutte le scale, non ho mica capito. A me sa proprio di sì. O forse no. No, probabilmente no, ok. Mi sto inventando cose che non esistono. Aspetta, guarda lì. Guarda. Certo che ha cambiato la conformazione delle scale. Sì, già, quella roba lì non c'era mica prima. Quindi adesso è un pandemonio, perché se già prima non mi ritrovavo, adesso è ancora peggio. Allora... qua c'era... ok, abbiamo trovato la testa che sto indossando in questo momento. Quindi direi proprio che dobbiamo andare di qua. Ok, allora, nel frattempo, guarda un po' chi cazzo si è fatto vivo. Che gioia. No, non è un bello spettacolo per niente. Non è un bello spettacolo, è il vero faccio della worshipping beast purging healing church. Ma that's not all. Ti vedo. You seek the secrets held by the nightmare, do you not? Then here's what you must do. Climb the astral clock tower. E uccidi Maria. Kill Maria. She hides the real secret. Maria. Go on. Kill Maria atop the astral clock tower. She hides the real secret. Speriamo. Ma quello che mi pressa di più in sto momento non... ma che cazzo? Guarda, ci sono dei nuovi... merda, che cazzo sono quei, che cazzo di vermi osceni? Questi infliggono la follia, ne sono quasi convinto, guarda. Meglio stargli alla larga. Gemma del sangue umida letale. La troia. Adesso per l'ennesima volta del cazzo dobbiamo... oh, Gesù mio.
the moon, of the dream. O little ones, O fleeting will of the ancients, let the hunter be safe, let him find comfort, and let this dream, his captor, foretell a pleasant awakening. Speriamo, speriamo che tu abbia ragione, cara la mia automa. Spero proprio che abbia ragione. Dunque, allora, già che siamo qua, ne approfittiamo per riparare le nostre armi, eh. Direi proprio di sivare le mille tonnellate, la madonna. Disintegrate le nostre armi, proprio. Allora. Ok, allora, dopo aver fatto ciò, siamo costretti a tornare su di sopra. Vedete che è cambiata radicalmente la cosa, quindi adesso avremo nuove vie disponibili. Un casino, però la cosa bella è che questa qua, che qui dovevamo dare il fluido spinale, ce l'abbiamo proprio qui. Please, I need brain. Sì. Oh, thank you. You're terribly kind. Terribly kind. Oddio. Che cazzo succede adesso? It's wonderful. Oh, I hear the stick. Sono appiccicoso. Do you hear it too? Oh, I know. Will you have my blood as thanks? I'll have you know. I was one of the sante del sangue, no, porca puttana. Certo che accetto. That makes me happy. But I cannot move. Look, on my right arm. I'm sorry to trouble you. But you don't mind, do you? No, no, tranquillo. Sangue di Adeline. Oddio. Oh, don't be greedy. So qualcosa, un tempo anch'io ero una santa del sangue. Fa un po' vedere sto figa di oggetto che cosa fa. Sangue preso da Adeline, paziente dell'edificio ricerca. Ripristini PV continua a ricoprare con certo problema. Eh? Adeline era una delle sante che venivano curate dalla chiesa per produrre sangue pregevole. Adeline è stata una dei pochi casi di successo. Gesù Cristo. Brr, brividi, è inquietante, ragazzi. È inquietante come poche cose, figa. Adesso però c'è quel gran figlio di puttana di un cacciatore che dal nulla è comparso, che c'ha le mie fottutissime cose. Guarda sto cilindro, che figata che è. Che c'ha le mie fottutissime, i miei fottutissimi chi del sangue. Io devo assolutamente recuperarli in un modo o nell'altro. Ah, che botta che mi ha tirato. Ok. Comunque devo dirlo, questo qua è veramente uno dei livelli più disgustosi che io abbia mai visto in un videogioco. Veramente proprio ripugnante, è orrore proprio, è horror. Allora, una roba orrifica. Oddio mio, salvami. Che cazzo devo fare? Dov'è quel fottuto cacciatore di merda? Gesù, che poi c'è ancora quel famoso pezzo che devo recuperare. Bah, in qualche modo. Ce la farò, non dubitate. Ah, vedi? Ecco che cos'erano le trappole, va bene. No, ma che culo, guarda chi c'ha i miei echi. Bene. Sta di fatto che però resta ancora il fottuto figlio di puttana. Ti prendo da dietro stavolta, ciccio, e per te non c'è. E sì, sto cazzo. Vieni qua. No, non mi ha agganciato il Perry, perché? Aia.
Hai capito il bastardo. Allora forse è meglio equipaggiare questo. E non mi fa il Perry. Aia, aia, aia. Ok, niente Perry contro sto cacciatore, evidentemente. Ma guarda che bastardo. E lui invece sì. E lui invece sì. Cioè, noi non riusciamo a fargli il Perry a lui e lui invece riesce a farlo a noi. Ma perché non posso fargli il Perry? Cioè, ma qual è la logica? Adesso devo ancora tornare su, prendere gli echi. Dio Cristo. Ok, allora vediamo di recuperare. Dio mio, vai, che roba. Meno male che è lui che ce li ha. E se io non riesco a capire per quale diavolo di motivo quel coso lì non riesce a fargli Perry. Non puoi. Ma su, castronzo. Allora andiamo di spam ignorante, che cazzo dobbiamo fare, scusami, A sto punto, sedativi, 5 sedativi del cazzo, cosa me ne faccio di 5? Lady Maria, will I ever grow up and what say you? Say something. Mannaggia, se sono inquietanti sti cosi. Fluido cerebrale, ancora? Ah! In pratica ogni volta tu, se vuoi quel siero, devi prendere del fluido cerebrale, portarglielo quello al piano di sotto e poi lei ti dà questo... questo cosa qua, questo sangue di Adlin. Sti cazzi. Cioè, porca troia. Allora. Adesso noi siamo confinati qui. C'è ancora, porco mondo, c'è ancora qualcosa che noi dobbiamo recuperare. Quel famosissimo pezzo di merda che non so come raggiungere. Probabilmente adesso ci sarà una shortcut o qualcosa che ci permette di raggiungere. Intanto vedi che lì c'è un cazzo di qualcosa che potrei raggiungere adesso. E c'è un oggettino che non ho raccolto e sono proprio curioso di vedere che cos'è. Se ci posso arrivare. Ammesso che ci possa arrivare. Ma io credo proprio di sì. Sennò che cazzo... cioè, voglio dire, no? Vieni qua tu. Guarda, vedi? Ah, ma vedi che adesso... ok, cambia tutto qua. Ok. Scudo del lago! What the fuck? Ok, è un buon momento per provare a equipaggiarlo. Io direi proprio di sì. Uno scudo artigianale dato in origine usato per proteggere il leader che presiedeva una sacra cerimonia della chiesa che la cura. Successivamente è fornito in dotazione agli esploratori di tombe, in particolare quelli che esploravano il labirinto di Itz. Ma che strano. Il blu richiama al lago, lo scudo fornisce un'incredibile difesa contro ogni forma di... ma ti rendi conto? Ah, è lo scudo, l'hanno messo. Tutti quelli che volevano lo scudo adesso sono contenti. C'è lo scudo, ragazzi. Siete contenti? Fa un po' vedere. Vai, picchia. Oddio, mica tanto.
Sicché, allora. No, di qua. di qua. Oddio. Guarda che bello l'attacco in corsa pesante di quest'arma. E quanto figa e potente. Una figata. Vediamo un po' che c'è qui. Proiettile di mercurio. E qui, qui non ci siamo mai stati. Sì, boh, ma io sto scudo lo tolgo però, ragazzi, perché non mi serve al momento. Qui cosa cazzo abbiamo? Chiave della cella sotterranea. L'abbiamo trovata. Guarda l'imboss. Ma se gli ero voltato di faccia, come fai a prendermi? Ma guarda che bastardi. Chiave della cella sotterranea, ragazzi. Mamma mia. Quindi, adesso questa è un'altra zona ancora, non è la stessa di prima. E questo è il luogo in cui c'erano tutti quei poveri disperati, giusto? Sì, sì. Quindi, sapete che vi dico? Noi potremmo proseguire. O se no, possiamo tornare indietro a provare ad aprire queste benedette celle. E vedere un po' che cosa succede. A me l'idea acchiappa parecchio, se devo essere sincero, quindi penso proprio che lo faremo, sai? Sì, sì, sì. Allora, innanzitutto, cominciamo a vedere se questa chiave si riferisce in qualche modo a questa porta. No. Chiaramente no. Probabilmente adesso andiamo, sblocchiamo quest'altra zona, poi entriamo lì, troveremo qualcosa, un'altra chiave, poi quella chiave ci permetterà di andare lì. Bello, bello. Perfetto. Questo ha qualcos'altro da dirci? Lei nasconde il vero segreto. Va bene, zio, lo faremo. Dunque, va bene, dai. Tante cose. Allora, ragazzi, io direi che il video lo taglio qua. E ci rivediamo nel prossimo. E non so se sarà l'ultimo. Non lo so, vedremo. Sono ansioso anch'io di giocarci. Quindi, restate con me e alla prossima.